Bentornati a una nuova puntata di Si stava meglio quando si stava in fiera. Oggi sono stato in fiera a Bologna e ho comprato delle cose che adesso vi farò vedere. Ho il cappellino girato indietro e ho dei gusti musicali discutibili, quindi sto facendo il cosplay di qualcun altro, ma adesso andiamo a vedere cosa ho comprato. In fiera oggi faceva bel tempo, l'umidità era sufficientemente alta, ma non fastidiosa, e ho comprato, come al solito, delle cose che non ascolta più nessuno. Anniversary dei Cathedral, che è il live doppio per il ventennale, qua risuonavano tutto Forest of Equilibrium e dopo altre amenità. Questi sono i dischi che ultimamente non compra più nessuno. Io adesso vorrei capire questa cosa perché ho avuto ieri sera, io ho sentito che qualcuno è entrato in casa nostra, non avevo capito. A un certo punto si è trovato il signor Bonetti qua. Cosa ci fa qua? Ma questo è il nostro Ma è il format, mio signor Bonetti. format questo, O è cosa mio c'è? È adesso? mio, ma è anche tuo un po', dai. Si stava meglio quando si stava a casa nostra a questo punto. Che devo ammettere è meglio ancora che dal video. Io poi vedo tutti gli altri lati e pieno di roba. L'ho avviso tutti i ladri di robe collezionistiche d'Italia. Qua c'è mercato. Grazie, molto gentile. No, alla fine io dovevo venire a trovarli visto che insomma ci offrono un servizio puntuale e preciso su i migliori dischi fuori genere e i Grazie. migliori dischi che non ascolta nessuno perché sono brutti. Perché non. Boh, allora. Però Cathedral, devo Sì, dire che ci siamo. questo è uno degli ultimi che mi manca. Cathedral ci siamo. Poi, ho preso una roba che veramente non si fila più nessuno, i Depressive Age, che erano un gruppo techno-thrash tedesco, che dopodiché ha deciso di cambiare genere e si è messa a fare una roba più moderna. Avevano pure rifatto tipo la cover di Small Town Boy come i Paradise Bellini, Lost. Broski Beat. Sì, tra l'altro chi non ha fatto la cover di Small Town Boy? Io. Beh, tu l'hai di sicuro sentita ai Festival Got, che Può la fanno darsi, tutti, sì, cioè. può essere. O fai High Suspense, fai heavy metal o fai quella roba lì. In New Order. Sì, esatto. Poi ho Oh, preso finalmente. una roba anche qua che non si fila più nessuno, ma hanno avuto il loro momento i Battle, erano finlandesi, mi Finlandesi, pare. finlandesi. Incidevano per Napalm ed era un black metal melodico all'inizio, però una roba molto più sinfonica e tutto sul Signore degli Anelli. Questi veramente non se li ha cagati nessuno. Allora, Sì, questi me li sì, sì. andrò a cercare perché la copertina è una di quelle copertine che piacciono a me e che io rafferrei in fiera. Io li ho visti una volta dal vivo e c'erano anche i loro costumini pre-mode di adesso in cui devi avere il cosplay completo per suonare, però insomma facevano la loro figura. Aspetta, chi è che sono quelli che adesso che si vestono i Glory Hammer? Ah, beh, sì. Sì, anche. Sì. Poi ci sono. Che cazzo si chiama? Beh, anche i Twilight Force, però, si vestono Sì, comunque. c'è sta Vabbè, cosa. Sì. salutiamo l'ottimo. I No, è Twilight Force. Alessandro Conti. Ah, giusto. Suona e canta Adesso nei Silent canta nei Force. Twilight No, Force. nei Twilight Force. Silent Force è un'altra cosa. Poi ho preso Sì. una chicca vera, Stile 4, canta Oma, Holy Records. Quando il black metal iniziò ad andare di moda negli anni 90, qualcuno cominciò a fare anche i dischi acustici. Gli Ulver non furono i primi. Questo è forse il primo, credo cronologicamente. Gruppo meraviglioso se vi piace un'atmosfera alla Ulver o Manegarm acustici o compagnia bella. Che poi è Manegarm o Monegarm? Non l'ho Che mai anche capito. quello. C'è quella. Il pallino Va sopra. di moda adesso Forse. quest'anno. Sì. So Da un po' di che tempo. è Credo di sì. Esatto. Mötley Crüe e Mute Red, se dovessimo essere precisi, giusto? Però il pallino non so come sia. Dovrebbe. Là col pallino dovrebbe essersi O. Quindi dovrebbe essere Sì, no? Monegarm. Ok. Tipo vai in Mona in Veneto. Vai Tipo vai in Monegarm. Quindi si scriverebbe Vai Mana con Monegarm. la, Sì, col sarebbe pallino. proprio Ok. quello. Va bene. Poi ho preso il mini dei Blaze on Right, che è un gruppo true metal per duri e puri, che Infatti. è Crusted Sword, tra Che non è l'altro. roba per me, insomma, sì. Questo è il mini prima. Qua se vi piace la roba da vecchi, è per voi. Qua, Poi, quanto poco si trombava con una maglietta del ma genere io se potevi credo andarci negli anni d'oro. che comunque questi lo fanno adesso, sta cosa qua. Eh no, sì. È proprio quindi peggio ancora. Per quello dico. Poi, i dimenticatissimi 3 Inches of Blood, Roadrunner, negli anni del metalcore loro facevano della roba che adesso andrebbe, visto che è un misto tra heavy e power, e thrash, vecchio stile. Avevano due cantanti, uno che urlava, uno che faceva la voce black metal, erano canadesi. Io li ho visti in tour con robe tipo Black Dahlia Murder e la gente li guardava come dire, ma questi cosa fanno? 15 anni dopo avrebbero Però gli successo. è andata meglio rispetto ai placebo e agli altri a cui tiravano le qua. E i Methods of Mayhem gli è andata meglio, Ah. cioè meglio a loro che a loro.
Poi, una roba che mi ero dimenticato anch'io che esistesse, gli Athanatos tedeschi. Questo era il periodo del black metal in cui tutti facevano dischi black metal. Questi erano sotto Last Episode, quella che aveva fatto esordire anche i Stormlord. E questo credo che non se lo siano comprati neanche gli Athanatos, però insomma, per 5 euro. Giusto. E poi, Rotting Christ, uno degli ultimi, credo che sia il quattultimo ormai, c'è Rituals e Heretics e Grenade ancora. Ecco, insomma, l'affetto. Dopo un po'. Forse è solo quello, perché fino a lì non ci arrivo neanche Bene, adesso ditemi voi se volete commentare qualche io. Beh, vabbè, no, disco. ci sono delle chicche davvero fighe. Cioè, noi non arriviamo a. Lei ha innalzato il nostro fa, perché noi eravamo proprio bassissimi. E di Esatto. fatti, magari nella prossima puntata farò vedere quello che abbiamo, perché è troppa roba. Poi Che poi io a cose che lui. ho comprato perché me le ha consigliate lui in realtà, quindi E ti ho bisogna. consigliato delle cose meravigliose Finalmente ha tipo consigliato. Thunderstone, Machine Man, altri Quindi gruppi che bisogna avevo. portarselo dietro in fiera, perché cosa compro oggi? Questo. Ok, grazie. Esatto. Va bene. Però, grande Oscar e grande puntata questa. Posso rimanere qua fisso? Nel Può senso, rimanere qua c'è del fisso? posto, una bandina? Adesso vediamo, perché anche perché questo divano già in tre io sto scomodino. Poi quando devo vedere le mie cose in televisione, diciamo che. Però un caffè glielo posso offrire, signor Bonetti. Benissimo, dopo Va presentatemi le bene. Però. alghe e questa la spiegherete nel prossimo Esatto, e video. ci teniamo a salutare il signor Steve, che non è potuto stare, non è potuto essere qui con noi, ma è con noi col cuore Certo. e con l'affetto e con la mente. No. Ciao! Devo cliccare, se no non andiamo avanti. Allora clicco, arrivederci.